Stefanoni, sono giorni importanti, anche in provincia si è discusso di questo piano cave, come è nato il coordinamento, cosa chiedete e quali sono i fondamenti della vostra battaglia? Sì, il coordinamento Cordizzolo nasce diversi anni fa, nel senso che dopo il Cordizzolo Day del 2001 sostanzialmente, quando si è capito che si era vinta una battaglia ma non c'era la sicurezza definitiva di salvaguardare il Cordizzolo da ulteriori escavazioni, diciamo che negli anni seguenti 2005-2006 si sono attivati dei contatti fra i vari gruppi che operano nella cintura del Cordizzolo, quindi nei paesi della cintura del Cordizzolo. È nato il coordinamento, diciamo, vero e proprio nel 2007, tra l'altro nasce per un'azione positiva, proprio come scintilla che fa nascere questo coordinamento, che è quella di organizzare il Gir di San, che è un itinerario lungo le pendici del Cordizzolo, che avvolge il Cordizzolo, che abbraccia tutti i paesi che stanno sulle pendici del Cordizzolo e che nasce proprio per valorizzare l'aspetto culturale, religioso e storico del Cordizzolo. Da qui, da questa prima nascita, poi si sviluppa un'azione del coordinamento Cordizzolo che riguarda la preparazione dei Cordizzolo Day che via via si susseguono e il Gir di Sant nei diversi anni e ultimamente diciamo che c'è stata un rafforzamento dal punto di vista sia dell'operatività sia del numero di adesioni al coordinamento Cordizzolo che ora supera abbondantemente i 30 gruppi. Chiaramente questa ulteriore fase nasce da tutto quello che sappiamo, cioè dal fatto della riapertura del piano cave e da tutto ciò che ne segue. Alessia, qual è la vostra principale preoccupazione per un'eventuale ripresa delle escavazioni? Beh, innanzitutto le preoccupazioni riguardano le ricadute sulla qualità della vita della gente che vive nel nostro territorio. Qualità della vita che secondo noi dipende anche tanto da quello che ci circonda, e se quello che ci circonda è bello, inevitabilmente la nostra qualità della vita si alza. Se quello che ci circonda è brutto o è devastante, come noi riteniamo questo progetto di escavazione sul Cordizzolo, la qualità della vita peggiora. La preoccupazione fondamentale è quella di rovinare un tesoro che è il Cordizzolo in sé come montagna, che contiene altri tesori paesaggistici, naturali e storici, pensiamo per esempio a San Pietro. Simone, si presume siano previsti 8 milioni di metri cubi di escavazione sulla prossima partenza del piano cave. Ritenete fondato questo numero eccessivo e perché se sì, perché lo è? Noi non lo riteniamo eccessivo, noi proprio non vogliamo discutere, noi pensiamo che anche soltanto un metro cubo possa rovinarci la nostra montagna, quindi a noi non interessa la quantità, non interessa 8, non interessa 7, non interessa mezzo, noi proprio non vogliamo che nessuno altro cavi il Monte Cordizzolo perché la riteniamo una cosa assurda, visto quello che è già stato fatto sulle altre montagne vicine, visto quello che è stato fatto a Cesana, visto quello che è stato fatto in Valle Oscura. Noi vogliamo che se ne vadano per sempre. Perché i territori interessati già da altre escavazioni sono rimasti deturpati, rovinati o sono stati ripristinati? Assolutamente deturpati, loro ci vendono il prodottino con le foto dove sembra che col verde hanno ripristinato, invece basta andarci sopra, qualunque cava che hanno fatto, loro prendono esempio la cava di Valle Oscura, basta andarci sopra e vedere il buco di una montagna dove purtroppo per il futuro resterà sempre così, non ci sarà mai niente che potrà coprire questo buco. Stessa cosa, la vergogna, addirittura si vede da Milano, la cava di Cesana è una cosa vergognosa, noi non trattiamo né uno né otto, noi vogliamo solo zero che se ne vadano per sempre. Qualora non si divenisse un accordo per le future escavazioni, vi potrebbe anche il rischio paventato da parte delle aziende interessate della perdita di alcuni posti di lavoro o in toto o in parte. Ritenete giustificato questa
possibilità o totalmente inesistente? Insomma, qual è la vostra posizione? Ma allora, innanzitutto noi non arriveremo a nessun accordo, nel senso che non c'è nessuna base per poter fare qualsiasi tipo di accordo di escavazione sul Cornizzolo. Ma al di là di questo, allora, l'aspetto occupazionale è un aspetto delicato e vogliamo appunto che sia trattato con le dovute maniere. Io però voglio sottolineare alcune cose riguardo proprio l'aspetto occupazionale. La cementeria di Merone, o il CIM poi, negli anni 90 ha firmato delle convenzioni quadro con i paesi, allora erano Eupiglio, Cesana, Suello e Pusiano, in cui sostanzialmente questi paesi davano la possibilità alla Holcim di scavare 20 anni, aveva 20 anni davanti a sé fino al 2011, infatti quando la data in cui la concessione mineraria è scaduta, e la cementeria di Merone, addivenendo, cioè quindi dando ragione sostanzialmente a questi comuni, diceva che ha dato il proprio assenso alla riduzione della concessione mineraria che loro avevano e che partiva da Pusiano e arrivava a Cesana, quindi era tutta sulla faccia sopra Suello e arrivava a Civate, scusate, arrivava fino a Civate. La cementeria di Merone ha aderito a questa richiesta dei comuni e è stata ridotta questa concessione mineraria fino al confine della Val Cepellini appena sopra Suello, proprio per ragioni di ormai gravissimo impatto ambientale che il Cornizzolo aveva subito, per non aggravarlo ulteriormente, per mantenere, diciamo così, integro la parte rimasta. Quindi la Holcim nel 90 aveva 20 anni davanti a sé, sapeva che dopo 20 anni era finita la sua escavazione sul Cornizzolo. Non contento di questo, la Holcim nel 2001 ha ritentato, ha fatto una richiesta in regione Lombardia, appigliandosi al fatto che sul piano cave precedente era stata individuata una risorsa, una riserva estrattiva 7.1 che coincide con la scheda attuale, tra l'altro. Quindi la Holcim nel 2001 ha fatto una richiesta di apertura di un ambito estrattivo, cioè di trasformare da risorsa a ambito estrattivo, quindi di aprire una cava sul Cornizzolo. Nel 2001 i comuni, la provincia, la regione hanno detto di no, non per ragioni tecniche o altre ragioni strutturali, ma per le stesse ragioni per cui noi ci battiamo, per motivazioni paesaggistiche, perché c'è San Pietro al Monte, perché c'è il Cornizzolo, perché c'è la Sech, perché ci sono crinali bellissimi, quindi hanno aderito a quelle che sono le nostre posizioni. Quindi la cementeria di Merone, la Holcim, aveva 20 anni negli anni 90, nel 2001 gli è stato riconosciuto ancora 10 anni di escavazione sul Cornizzolo. Io mi dico, quale delle aziende in cui noi lavoriamo hanno davanti a loro 20 anni o 10 anni di futuro? Loro l'hanno avuto, probabilmente dovevano cercare altre strade, altre possibilità. Il Cornizzolo non si deve più toccare, ha dato non tanto, ha dato troppo alla causa del cemento, ora è giusto che dia alla causa delle popolazioni che lo abitano.